Bene, 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 bentornati, bentornati sul mio canale. Oggi niente lezione, parliamo di chitarre e nello specifico di Fender Telecaster. Prima di proseguire, come sempre, vi ricordo l'iscrizione alle solite menate, non ve lo dico neanche più, ma ve l'ho detto. Oggi voglio raccontarvi la mia Fender Telecaster. Qualche mese fa vi ho presentato la Stratocaster del 76 che è in mio possesso. Oggi vi racconto questa. E proverò anche a convincermi e a convincervi che questa è più versatile. Ci sono un sacco di miscredenze riguardo alla Fender Telecaster sul fatto che è una chitarra troppo spartana, non è versatile, va bene solo per il blues e per il country. Io invece dissento e non sono d'accordo su questa cosa. Questa è il mio workhorse, dicono gli americani, il mio cavallo da tiro, è la prima chitarra che io prendo quando devo fare un qualche tipo di lavoro e non so bene che cosa aspettarmi. Tanti credono che la Telecaster sia poco versatile perché, come dire, un'iconografia blues piuttosto forte, ma in realtà io la trovo super potente, super versatile praticamente in qualunque contesto. Ecco, magari ci dovete suonare i Meshuggah, no, ma per suonare i Meshuggah non va bene neanche la Strato o la Les Paul, cioè dovete avere una chitarra pensata per quel genere lì, ma per tutto il resto, secondo me, è una chitarra fortissima. Questa nello specifico è una Telecaster del 2004-2005 circa, un American Standard, nulla di fantascientifico. Manico in acero, le meccaniche compound che vanno a scendere verso la punta della paletta, corpo in frassino, se non ricordo male, semplicissima pickup Fender, assolutamente stock, non ho cambiato nulla rispetto a come è uscita dalla fabbrica o quantomeno da quando l'ho comprata usata da un ragazzo qui dalle mie parti, parliamo di più di 15 anni fa ormai. Semplicissima, corde passanti, il ponte è di stampo moderno, quindi 6 sellette, non il classico a 3 delle Stratocaster più vintage oriented, mettiamola così. Manico 22 tasti, qualcuno ha avuto da ridire anche sul manico 22 tasti, quello che vi posso dire è che suona benissimo. Suona benissimo, la suonabilità è eccezionale, il manico è molto comodo e, come vi dicevo prima, è uno strumento spartano. Mi è capitato di studiare per qualche settimana con Carl Verheyen, chitarrista dei Supertramp, e lui diceva la Telecaster vi renderà dei chitarristi migliori. E non so se aveva ragione o meno, però questa visione dell'essenzialità della Telecaster fa sì che dobbiate ingegnarvi un po' voi per tirare fuori i suoni. Anche se in realtà, come sto per spiegarvi, secondo me ha più suoni la Telecaster che non una Strato. Quando parlo di Strato, ovviamente non parlo di Super Strat con 1000 split, humbucker al ponte, parlo della Strato, quella classica con 3 singoli. Qual è il punto di forza della Tele rispetto alla Strato? Beh, intanto avete grosso modo gli stessi suoni per il blues, quindi il pick-up al manico e pick-up al ponte, non avete le controfasi, ovviamente quella è una peculiarità della Stratocaster, ma avete un pick-up al ponte più potente e meno acido, almeno in questa, ma anche in altre Telecaster che ho provato, che vi permette di avventurarvi anche in territori un pochino più spinti rispetto a quelli che penseresti di affrontare con una Fender Style.
Se voi pensate a grandi chitarristi come Tom Morello piuttosto che Richie Kotzen, per quanto la sua abbia un Minianbacker, e piuttosto che Mike Stern, sono tutti grandi utilizzatori di Telecaster, se ci pensate bene. Mentre la Strato nell'hard rock è già un pochino più dura come da vedere, quantomeno quella con i tre singoli, perché ovviamente se iniziamo a modificare va bene tutto, anche la chitarra di Hello Kitty con un Di Marzio X2N probabilmente va bene per suonare dell'hard rock o del metal, però parliamo di chitarra, proprio dell'idea della Strato, l'idea della Tele. Questo perché ho letto da qualche parte, qua è proprio chiacchiere da bar, se avete spiegazioni diverse scrivetemele, io sono sempre interessato alle vostre opinioni. Qualcuno afferma che la piastra qui di metallo, il blocco ponte, aiuti nella trasmissione di un segnale più robusto. Non so se è una cosa vera o meno, proprio a livello tronico. Fatto sta che io trovo che questa chitarra spinga più di una Stratocaster media con il singolo, cioè questo suono. Più a fuoco e più deciso, un pochino più arrabbiato rispetto a quello di una omologa Stratocaster, magari American Standard. E non è altrettanto acido, è un pochino più, nonostante sia più così. Non ha quell'acidume che alle volte si riscontra in un pick-up singolo di una Stratocaster. Allo stesso modo, il pick-up al manico è un pochino più morbido e vi permette una cosa interessantissima, che secondo me sulla Strato è quasi impossibile da ottenere. La Telecaster è una delle poche chitarre di stampo Fender che, se ci fate caso, viene utilizzata anche in campo jazz. Perché? Perché andando a utilizzare un suono pulito e chiudendo un pochino i toni dello strumento, ottenete un ottimo suono, buono per il jazz. È più morbido, non dico che sia uguale una 335 o una L5, non sto dicendo quello, però Mike Stern, Telecaster, Robin Ford, tante volte ho utilizzato la Telecaster, soprattutto in passato, Julian Lage, Larry Carton, grandi utilizzatori di Telecaster anche in ambito jazz e fusion, mentre la Strato è un pochino più scavata nei medi del pick-up al manico e non vi dà la stessa sensazione, anche se chiudete i toni non avete lo stesso riscontro sonoro, cioè non riuscite a ottenere quel tipo di timbro ovattato e morbido che vi può essere utile se dovete suonare in mezzo a una scaletta di pop e rock, anche qualcosa di più affine al jazz, pensiamo a robe che ne so, tipo George Benson o cose di questo tipo. La Stratocaster non è molto indicata, secondo me, sotto questo punto di vista. Altro punto di grande pregio della Telecaster è ovviamente la combinazione dei due pick-up assieme, che essendo molto distanti fra loro, crea questo honk honk un po' tipico che solo lei ha. Questo è proprio il tipico suono, se volete, suono Telecaster è quella roba lì, che ovviamente su una Stratocaster non potete ottenere perché tutte le combinazioni dei pick-up sono combinazioni molto ravvicinate fra loro, ponte centrale, centrale manico, non avete la possibilità ovviamente di collegare il pick-up al manico con quello al ponte direttamente, dovete far modificare l'elettronica, allora potete arrivarci vicino, ma ovviamente parliamo di strumenti stock in questo caso. Il punto di vantaggio secondo me che può avere su questa chitarra la Stratocaster sono ovviamente le due posizioni di controfase che qui non ci sono. Però il punto nevralgico secondo me è che questa chitarra vi permette così d'amblè di fare più cose, spaziate veramente dal jazz all'hard rock, volendo anche qualche puntatina sul metal ci può stare, ma il suo spettro, nonostante il suo spettro musicale, nonostante sia una chitarra più spartana, non ha la leva, queste cose qua, rispetto alla Strato è proprio questo, sembra più semplice, sembra più indirizzata verso il filone del blues, ma in realtà secondo me ci fate più cose. La Strato ha altri punti di forza, se dovete suonare Stevie Ray o i Pink Floyd,
Ovviamente quello è il suono Stratocaster per antonomasia, pensiamo anche, perché no, a Mark Knopfler, Saltano Swing, questi brani. Certe posizioni intermedie con questa chitarra non le potete andare a utilizzare, ma se avete bisogno di una chitarra che spazi dal jazz fino al blues, passando dal rock, il country ovviamente perché è la chitarra più utilizzata nel country in assoluto, fino ad arrivare, ripeto, all'hard rock, questa potrebbe essere la chitarra che fa per voi. Non è che dobbiate comprare per forza una Telecaster entro la prossima settimana, però volevo solo sfatare qualche mito così riguardo la versatilità della Telecaster, perché secondo me è uguale, se non addirittura maggiore rispetto alla sua sorella Stratocaster. Spero che il video vi sia piaciuto, che non vi abbia fatto arrabbiare troppo se siete degli appassionati di Stratocaster, però provare per credere. Ci vediamo la prossima settimana, un abbraccio a tutti, ciao!